Benvenuti nel 18° episodio del Road to Scudetto. Oggi tocca a Sassuolo. L'obiettivo è quello di vincere il campionato nel minor tempo possibile. Questa è la classifica. Il Napoli si trova al primo posto perché è stata l'unica squadra a vincere il campionato al primo colpo. Sarà quasi impossibile riuscire a battere il risultato del Napoli con le ultime tre squadre: Sassuolo, Toro e Udinese. Ma comunque questi video sono importantissimi perché servono anche per vedere il percorso di squadre che ovviamente hanno l'obiettivo di battere le formazioni del loro stesso livello. Prima di iniziare però, io come sempre vi invito a lasciare un bel mi piace per supportare questa serie e soprattutto per avere subito domani alle 14:30 il prossimo episodio. Preparatevi perché appena terminerà questa serie ne inizierà subito un'altra. Detto questo, non perdiamo tempo, iniziamo subito a lavorare su questa formazione 4-3-3 offensivo, modulo che non possiamo cambiare. Allora, voglio fare subito una cosa perché mi sono già un po' studiato la formazione e voglio andare nella brosa per richiamare due giocatori, Frattesi e Maxim Lopez. Queste cose ovviamente le possiamo fare, le abbiamo fatte anche negli altri episodi e quindi è giusto farlo anche qui con il Sassuolo. Quindi il nostro centrocampo praticamente cambia totalmente perché abbiamo due giocatori nuovi che possono essere considerate anche bandiere della formazione. Poi lì davanti c'è Pinamonti che è un 74, c'è Berardi e Laurentier, altri due giocatori che potrebbero restare per tutta quanta la cavalcata, perché comunque Berardi ha 28 anni e un 85, almeno 4 anni, 5 anni li fa e secondo me ci sono buone possibilità di vincere in poco tempo il campionato. Laurenti a sinistra è un 80, ha 24 anni, con il baghettino del cambio ruolo cresce come un pinguino. A destra c'è Pedersen che è l'unico giocatore che non appartiene al Sassuolo ma è in prestito e quindi potrebbe essere lui il primo acquisto, anche perché effettivamente il resto della squadra non è malaccio, ecco, anzi abbiamo Bairami che possiamo confermare sulla tre quarti. Pinamonti una possibilità gliela possiamo dare. Diciamo che quindi tutto il calciomercato si potrebbe concentrare sulla fase difensiva, riscattando Pedersen e magari comprando due difensori centrali. Anche Vigna in prestito, quindi vabbè, lui non so se vale la pena riscattare. E occhio poi all'incognita del portiere, perché c'è Consigli, in panchina c'è Cragno che non è nostro e quindi per forza di cose un portiere va acquistato. Questa è un po' l'analisi della formazione, o l'analisi un po' della situazione. 16 milioni di budget, molto bene, però bisogna fare tutto quanto il calciomercato in uscita. Quindi mi metto qui con il turbantello, blocco tutti quanti i giocatori su cui voglio puntare e metto sul mercato tutti quanti i giocatori che invece voglio mandare via per fare cassa. Noi ci vediamo direttamente con l'inizio del calciomercato in entrata. Non arrivano più offerte di trasferimento e quindi mi sa che il nostro calciomercato in uscita è terminato. Budget di 49 milioni. Mi aspettavo un pochino di più, però abbiamo comunque raccolto una cifra abbastanza interessante. Allora, partiamo subito dal riscatto di Pedersen, perché gli ho messo anche il baghettino del cambio ruolo e quindi non vorrei che il suo valore si impegni all'improvviso. Quindi prima cosa, andiamo subito a riscattare Pedersen dal Feyenoord. Ha un valore di quanti milioni? Vediamo, 6 milioni spaccati, va benissimo. Parliamo quindi subito con il Feyenoord e proviamo, signori, magari a mettere anche una contropartita per risparmiare qualcosa. Effettivamente la rosa, ma come non ho di... in che senso non ho difensori centrali? Oh, oddio, ma che è sta roba? Dopo ci guardo, porca di quella miseria. Vabbè, non mettiamo più contropartite, basta. Provo con 6 milioni, basta. 6 milioni secchi, vediamo un po' che cosa ci dicono. Che vogliono Boloka, ve lo posso dare perché l'ho messo sul mercato. È un giocatore abbastanza interessante, ma non ci serve in questo momento. C'è anche la regola della rosa corta e quindi lo possiamo sacrificare. Risparmiamo anche circa 3 milioni e 3 e quindi va bene così. Ma in che senso non ho difensori centrali? Scusatemi. Ah, perché aspetta, sono quasi tutti in prestito quelli che sono rimasti praticamente. Allora io mi richiamo Romagna, che comunque potrebbe essere un'ottima riserva, a ruolo sporadico ed è un 67. E mi richiamo anche Flamingo, anche lui ottima riserva. Poi mi sa che ci tocca comprare due difensori centrali. Poi in porta c'è un certo Turati che è molto interessante, quindi volendo potremmo anche rischiarcela e puntare su di lui, perché effettivamente i portieri forti sono veramente pochi. Quindi anche per cambiare un po' potremmo puntare su Turati. È una mossa un po' azzardata, però potrebbe essere interessante. Occupiamoci adesso del primo centrale di difesa, perché voglio andare su Lucheba, Castello Lucheba. Eccolo qui, giocatore veramente molto molto interessante, con un buon potenziale, un ottimo potenziale anzi. Dovrebbe costare circa 20 milioni. Io metto il portiere come contropartita, Carrasco, Enrique Carrasco. Non so neanche lui perché è qua. Vediamo un po' che cosa ci dicono, che vogliono 35 milioni. Beh, mi sembra una cifra abbastanza elevata. Possiamo fare quindi 25 più clausola del 25%. Vediamo un po' che cosa ci dicono. Che a
addirittura stiamo perdendo tempo. Cambiamo obiettivo, andiamo su Scaldini, che attualmente gioca nel Bayer Leverkusen. Appena cambiato squadra, però possiamo comunque imbastire una trattativa, mettendo come sempre il portiere come contropartita per sapere il prezzo. 16 milioni. Ok, un prezzo già abbastanza interessante, che potremmo anche accettare, però facciamo una piccola controfferta: 14 più clausola del 25, 22. Delle volte, raga, delle volte quando si mette il portiere bisogna accettare. 22, cavolo, termina trattativa. Sono passati 7 giorni e ci riprovo. Carrasco come contropartita, 11 milioni. Affare fatto, lo prendo. Effettivamente questa regola andrebbe abolita, Adesso che ci penso, questa regola qui del portiere andrebbe abolita, perché effettivamente qualche volta il gioco si bugga e prendiamo un giocatore alla metà del prezzo. Ovviamente è una cosa che ho fatto con tutte quante le altre squadre, risparmiando una volta 5, una volta 6, una volta 7, e quindi è giusto fare la stessa cosa anche con il Sassuolo. Però nella prossima serie, in un prossimo Road to Champions, oppure l'anno prossimo su FC25, una delle regole sarà quella di non utilizzare il portiere come contropartita, perché altrimenti si prendono giocatori ad un prezzo troppo basso. Sto provando nuovamente con Lukeba per quanto riguarda il nostro secondo difensore centrale. Il problema è che continuano a spararmi una cifra troppo alta. Provo con 28 milioni più clausola del 25%. Vediamo un po' che cosa ci dicono. Per favore, 34,6. Non ce la faccio. Posso provare magari a mettere come contropartita un centrocampista. È vero, ragazzi, ci sono ancora questo. Cioè, no, c'è solo uno. C'è Rašić, che può andare via, vale 8 milioni. Potrebbe essere veramente il jolly che ci permette di acquistare un difensore centrale straordinario. Vediamo un po'. Rašić come contropartita più 25 più clausola. Non sono interessati purtroppo a Rašić. L'ho messo sul mercato, ma non è arrivata nessuna offerta per lui. E di conseguenza siamo un po' con le pezze. Termina trattativa. Me la gioco quindi in maniera diversa. Si cambia totalmente obiettivo. Andiamo su un portiere, perché non c'è nessun altro difensore centrale che mi convince. Ho visto qualche nome, sono nomi comunque interessanti, ma preferisco cambiare obiettivo e andare sul portiere. Provo a mettere come sempre Rašić come contropartita e vicino ci metto la bellezza di 17 milioni. Vediamo un po' se accettano questa offerta. 26, non sono interessati a Rašić. Non è male questa offerta, non è male. Io accetto, accetto, perché potrebbero poi alzarla. Mancano pochi giorni alla fine del calciomercato, quindi non possiamo aspettare una settimana per riprovare la trattativa per Trubin. Quindi mi faccio andare bene i 26 milioni più clausola. 3 mesi per Pinamonti, lesione del quadricipite. Porca di quella miseria. Allora, la squadra comunque mi piace. C'è Trubin che è un 77, c'è Scaldini che è un 75, e per adesso ci possiamo arrangiare con Viti, che è un giocatore interessante. Non è nostro, è in prestito, però va bene. Lo stesso discorso vale per Vigna. Lì davanti però, se non c'è Pinamonti, chi c'è? C'è Mulattieri. Raga, purtroppo non so cos'altro fare. Anzi, c'è andata anche bene che abbiamo ancora Mulattieri. Però davvero sfortunati. Sono riuscito comunque a completare tutti quanti gli obiettivi. Ho preparato anche i preparatori atletici, li ho sistemati in maniera equilibrata, un po' in tutte quante le posizioni del campo. E questa qui è la squadretta. Io sono contento. Sì, effettivamente forse si poteva fare qualcosino in più a livello di overall, però ci siamo mossi per il futuro, anche perché è impossibile vincere il campionato con il Sassuolo alla prima stagione, ma anche alla seconda. E i giocatori che abbiamo preso, Scaldini, Trubin e Pedersen, sono giocatori che possono arrivare anche a 90, 92, 93 con un buon piano di crescita inserito e cambiato anno dopo anno. Quindi io sono soddisfatto. Non ci resta a questo punto che fa parlare il campo. L'obiettivo l'ho completato, quello relativo all'Armavera. Diamo un'occhiata. No, mi manca ancora un tizio, perché ne ho ingaggiati 3 su 4, mi manca l'ultimo. Vabbè, io mi fermo tra un mese comunque per fare l'obiettivo. Noi ci vediamo direttamente alla fine della stagione per vedere un po' quello che siamo riusciti a fare. 3 vittorie consecutive con Verona, Frosinone, addirittura con la Roma. Però perdiamo in casa con l'Udinese 1-0. Allora, non stiamo facendo una stagione spettacolare. Ci siamo un po' ripresi nelle ultime settimane con dei risultati abbastanza importanti. Anche questo 3-3 contro il Milan, la vittoria con il Lecce. Ci siamo un po' ripresi alla fine, però comunque non abbiamo fatto, secondo me, una stagione eccezionale. Vinciamo al Franchi contro la Fiorentina, perdiamo poi con l'Inter 2-1, ma ci sta. Perdiamo anche con il Genoa, nel frattempo la barretta è quasi sull'arancione. Vinciamo 3-0 con il Cagliari, l'ultima partita con la Lazio all'Olimpico la vinciamo 2-0. Ok, stop. Andiamo subito a vedere la classifica, perché siamo arrivati ottavi con 58 punti. Mi aspettavo peggio. Vedendo nella simulata dei risultati anche abbastanza negativi, soprattutto nella prima fase, nel girone di andata, mi aspettavo un risultato peggiore. Non siamo andati malissimo, dai. Questa qui è la formazione con Bairami che è il meno 1 e Trubin che è il meno 1. Addirittura è molto scontento. Ma perché è molto scontento, porca miseria?
cavolo, siamo arrivati ottavi. Cioè, non possiamo neanche dire, ok, vabbè, la squadra è arrivata tipo quindicesima e quindi i giocatori sono scontenti perché volevano di più dalla squadra. E no, siamo arrivati ottavi. Cioè, è più di così uno che deve fare. Guardate qua quanti giocatori sono scontenti. Ha chiesto di essere ceduto sto pesce. Ma porca miseria, Romagna vuole più soldi e glieli diamo, quindi stiamo a posto con lui. Pegolo si ritira. Ma perché? Per il tempo di gioco. Non sta giocando. Ma scusatemi, ma quanto è cresciuto Turati? Turati 74. Sta giocando Turati. Perché sta giocando Turati, che è il pollice in su sul tempo di gioco? Deve giocare Trubin. Dai però, porca di quella miseria, ha fatto 3 partite. No vabbè, incredibile. Quanto ha Cragno? Ha 76. Cioè è lui il più forte, è Trubin il più forte. Per come ha fatto a fare solo 3 partite? Si sarà fatto male. Ma non lo so, cioè boh. No raga, no, se si era fatto male non si lamentava per il tempo di gioco, le prestazioni individuali e le prestazioni di squadra, per non farsi mancare niente. Dai però, non ha senso questa cosa, porca miseria. Ho sistemato un po' i contrattini comunque. Andiamo a vedere il capocannoniere Berardi con 23 gol, Pinamonti con 10 gol nonostante l'infortunio di 3 mesi, Laurenti 9-9, Volpato, ha giocato anche Volpato, e sì, perché non mi ha giocato il trequartista, anche lui aveva il -1. Dove sta Bairami? Eccolo. No vabbè, incredibile raga, cioè non c'ho parole, non c'ho veramente parole. Perché mi ha giocato Volpato e non Bairami? Perché mi ha giocato Turati e non Trubin? Per quale arcano motivo? Non si sa. Io sapete cosa faccio? Ah no, adesso mi arrabbio. Allora, questo qui se ne va, è già sul mercato. E metto sul mercato anche Bairami. Non mi interessa. Puntiamo su Volpato e su Turati. Incassiamo i soldi, sono comunque delle bandiere, e utilizziamo i soldi incassati per migliorarci in altre posizioni. Perché tanto comunque non giocano i calciatori forti, tanto vale puntare sui pischelli con un grande potenziale. Che cavolo è successo? Che cavolo è successo? Ma che è sta roba? Questo gioco riesce nell'impresa di sorprenderci sempre. Noi crediamo di aver visto tutto e invece no. Che cosa è sta roba? Ma posso navigare in questo? Ah ok, ho premuto un tasto e si è sbuggato tutto. Ok, bene, 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 facciamo finta di niente. Allora, budget di 22 milioni, però devo piazzare i 2 giocatori che ho messo sul mercato, quindi avanziamo un pochettino. Bairami lo possiamo piazzare per 9 milioni e Trubin, c'è anche Rašić che abbiamo messo sul mercato nella passata stagione, lo piazziamo per 12 milioni. Trubin lo possiamo piazzare per 15 e 9 all'Inter, ma posso chiedere addirittura 21 milioni. Trattiamo quindi per avere qualche spicciolino in più. 17 e 9, mi accontento, affare fatto, bene. Cessioni effettuate e questa quindi è la situazione. Tra l'altro non ci siamo accorti di Berardi 87, eh? Mamma mia signori, il nostro Mimmo. Questa che comunque è la squadretta con Pinamonti che si è fatto male l'anno scorso, però ha comunque fatto bene, quindi secondo me un'altra opportunità se la merita. Volpato lo lanciamo, vediamo un po' se riusciamo a farlo crescere. E a questo punto direi di intervenire nuovamente in difesa, perché abbiamo a sinistra un terzino che non esiste in realtà, perché lui è un terzino destro, in 2 settimane comunque diventa un terzino sinistro, però bisogna migliorare assolutamente in questa zona. E poi c'è Flamingo, perché Viti è andato via. Flamingo ha 73 e ha 21 anni. Secondo me ci sono i presupposti per cambiarlo. Possiamo cambiare Flamingo e possiamo cambiare il terzino sinistro. Sì, direi che ci siamo. Ci voglio riprovare per Castello Lucheba, il giocatore che abbiamo provato a prendere nella prima stagione, però non ci siamo riusciti. Metto come contropartita sempre il portiere Carrasco. Vediamo un po' che prezzo ci fanno. 39 milioni e 2. Beh, è un prezzo abbastanza importante. Provo quindi con 35 più clausola del 15%. Vediamo un po' se accettano. 38 e 1. Secondo me non c'è margine di trattativa. Accetto e me lo piglio. Ho utilizzato il resto dei soldi per completare tutti quanti gli obiettivi e rinnovare tutti quanti i contratti di giocatori scadenza e quelli che ovviamente volevano più soldi perché sono cresciuti. Sono rimasto con 5 milioni e direi che non riusciamo a prendere il terzino sinistro. Però, signori, c'è un grande però. Attenzione, attenzione a un giocatore in particolare, ovvero il nostro Flamingo, perché può fare anche il terzino destro in poco tempo, circa 20 settimane, in realtà non è poco, però 20 settimane diventa un terzino sinistro. È un giocatore veramente molto molto interessante. Ho preso anche i preparatori atletici specifici per
per la difesa, così da ridurre il tempo che gli serve per cambiare posizione. Quindi forse il terzino noi lo abbiamo già in casa. Per adesso comunque abbiamo un 73, che non è male. Questa è la squadretta. Rischiamo un pochettino con Volpato 72 e Conturati 75, però hanno giocato anche l'anno scorso e hanno fatto bene. Occhio a Berardi, che non smette più di crescere, è un 88. Bene, gli obiettivi sono stati completati, eccoli qui. Voglio solo vedere gli obiettivi relativi al campionato. Qualificati per una competizione europea, raggiungi i quarti di Coppa Italia e vinci la Conference League. Siamo in Conference? Siamo arrivati ottavi e siamo in Conference? C'è qualcosa che mi puzza. Vabbè, fa niente. Speriamo di arrivare fino in fondo per completare l'obiettivo e per portarci a casa un trofeo. Simuliamo tutto e come sempre le ultime partite le guardiamo insieme. Guardiamo anche insieme la prima con la Lazio, 4-2. E vabbè, guardiamo anche la partita con la Roma, già che ci siamo, due big match. Vediamo, 3-1. Era meglio non vedere niente. Andiamo avanti. Becchiamo l'Ajax ai quarti di Conference. Vediamo se passiamo il turno. Non lo passiamo. 5-4. E la barretta che si abbassa in maniera importante, in maniera pericolosa. Non abbiamo fatto una bruttissima stagione. Il problema è che gli obiettivi erano troppo alti. L'ultima la vinciamo 3-1 contro l'Empoli e quindi la stagione finisce qui. Andiamo subito a vedere la classifica, perché siamo arrivati. Madò, l'avevo già visto con la coda dell'occhio negli obiettivi. Siamo arrivati undicesimi. Che schifo. Meno male, ragazzi, siete stati fortunati, perché con questo posto, con questo piazzamento, meritavamo forse anche l'esonero. Per fortuna che siamo riusciti a fare gli obiettivi relativi ai giovani della Primavera. Questa qui è la squadretta con Turati che non è cresciuto. Ma che problemi abbiamo oggi con il portiere? Quell'altro che è forte, che non gioca, l'abbiamo dovuto vendere. Ha giocato Turati prima. Cioè, ha giocato Turati, raga, ha giocato. Tutti sono scontenti. Ma porca di quella miseria. In tutto questo, Berardi 89, Frattesi 85, Laurenti 87, Luchevo 82, Scalvini 82. La squadra c'è, non è male. Flamingo è diventato un difensore, un terzino sinistro, ha fatto anche l'upgrade, ora è un 76. La squadra non è malvagia. Il problema è che, boh, non lo so, forse ci manca il portiere. Guardiamo le statistiche. Pinamonti 23 gol. Ok, va benissimo. Cioè, comunque non abbiamo il problema della punta, perché Pinamonti è un 79, non è straordinario, però ha fatto più gol di Berardi 89. Laurenti 13, Frattesi 11-12 e Volpato ha fatto solo un gol e due assist. Ma Turati ha giocato almeno? Ha giocato 44 partite. Cioè, come ha fatto a giocare 44 partite senza fare nessun upgrade? Il piano di crescita ce l'ha, è quello giusto. Boh, non lo so, raga. Cioè, sono veramente senza parole. Seconda stagione terminata, non sono per niente soddisfatto. Avanziamo, guardiamo il budget. E qui bisogna capire se intervenire sul trequartista o sul portiere. Io direi di cambiare il portiere, perché comunque Volpato è cresciuto. Almeno è cresciuto, ecco. Non ha fatto bene a livello di gol e di assist, però almeno è cresciuto, quindi c'è speranza. Però a quanto pare con Turati non possiamo proseguire. Budget per la terza stagione 33 milioni. È comunque un budget che non ci permette di fare degli acquisti incredibili. Andiamo su Restes, portiere molto molto interessante che abbiamo già preso. Però, signori, portieri questi sono una clausola di 60 milioni, mamma mia. Provo a mettere come contropartita un attaccante, perché dovrebbe funzionare con l'attaccante il baghettino per sapere il prezzo. 37,2. Attenzione, perché io ho Turati che vale 4 milioni, cioè vale anche poco. Troppo strano, cioè non lo so perché, ma Turati ce l'ha il potenziale, boh. Comunque lo mettiamo come contropartita, più 27 milioni, più clausola, 31,2. Dovremmo farcela, non tratto neanche la tensione alta, non tratto neanche, lo prendo così. I contratti li ho già sistemati tutti quanti prima, alla fine della seconda stagione, quindi sono già tutti quanti a posto. Devo solo fare lo stipendio, guadagna solo 8.000 più bonus, quindi ce la facciamo. Ho fatto tutto, piani di crescita, obiettivi, il portiere è un 79, quindi abbiamo fatto un upgrade anche importante e ovviamente Restes ha un potenziale molto più alto di Turati, quindi speriamo che riesca a fare almeno più uno. Non dico che deve diventare il nuovo Buffon, però almeno più uno lo devi fare. Per il resto la squadra mi piace. Berardi 90, Pinamonti 79, Pedersen 81, Flamingo 77. La squadra mi piace.
piace, siamo pronti per la terza stagione di questo rotto scudetto con il Sassuolo. Simuliamo fino a maggio e le ultime partite le commentiamo insieme. Abbiamo solo il campionato, quindi secondo me ci sono buone possibilità di fare un grande percorso. In campionato stiamo letteralmente volando, battuta anche la Juventus 3-1, però perdiamo poi con il Milan a San Siro 2-0, ci sta. Allora, secondo me non abbiamo fatto un cammino comunque valido, intanto alta vittoria con l'Atalanta 2-1, c'è il Napoli in trasferta, vediamo un po', 3-2, che peccato. C'è l'Inter in casa, poi vi devo dire una cosa importante, perdiamo 2-1. Allora, stavo dicendo, non abbiamo fatto un cammino secondo me valido per il titolo, ma abbiamo fatto secondo me un cammino che potrebbe portarci anche in Champions League. Peccato per il crollo nella parte finale, perché abbiamo avuto praticamente dei mesi in cui abbiamo vinto tutte le partite. Marzo, 3 vittorie su 3. Febbraio, vabbè, 2 vittorie, ma 2 pareggi e una sconfitta. Gennaio, anche qui tutte vittorie tranne una sconfitta in coppa, quindi non ci interessa. Il cammino non è stato malvagio. Andiamo subito a vedere la classifica. Siamo arrivati sesti con 61 punti. Peccato per il crollo finale, perché sarebbe stato piazzamento Champions e non piazzamento Europa League. Che peccato, porca miseria. Questa è la squadra con Berardi 91. Resta e sta cresciuto. Adesso sì, porca miseria. Flamingo si è un po' bloccato, mannaggia. Eppure gli ho messo il baghettino, perché non riesce a crescere? È pure giovane. Volpato 78, Pinamonti 80, Scalvini 83, Lucchevo 83, Pedersen 82. Anche da Pedersen mi aspettavo qualcosina in più, Non lo so, cioè non mi stanno dando tantissime soddisfazioni questi calciatori. Cioè alcuni sì, come Berardi 91, Larenti 89. Però, boh, anche Pinamonti, cioè mi aspettavo una crescita maggiore. È vero che si è fatto male all'inizio, però boh, sta comunque rendendo bene. Eh no, questa volta ha fatto solo 15 gol. Berardi ne fa 16, ha fatto più 2, è un 91, 5 assist anche. Laurenti 15-5, Frattesi 8-7, Pedersen 3-1, vabbè ci sta, è un terzino, ci sta. E Flamengo ha fatto solo più 1, giocatore incredibile che può fare tutte le posizioni del campo. Mamma mia, allora, molto dipenderà anche dal budget che avremo a disposizione, perché chi possiamo cambiare? Io non voglio spendere 70 milioni per prendere un terzino sinistro, perché secondo me Flamengo nelle corde ce l'ha l'80, è un 78 a 23 anni, piano piano per me ce la fa. A questo punto mi verrebbe quasi da pensare a una punta più forte di Pinamonti. Magari lo possiamo mettere come contropartita per prendere un attaccante forte, 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 che ci permette di fare il salto di qualità di cui abbiamo bisogno. Volpato è un'altra incognita, ma Volpato ha un grandissimo potenziale, ha 22 anni, è un 78, e quindi secondo me lui alla fine della prossima stagione, almeno ad 80-81 ci arriva. Quindi lo possiamo confermare. La terza stagione quindi è terminata, siamo alla terza, giusto? Penso di sì. Ci vediamo direttamente all'inizio della quarta, e attenzione, perché se il budget ci permette di prendere un grande attaccante, possiamo secondo me puntare anche a vincere il campionato. Devo però fermarmi, perché devo sistemare tutti quanti i contratti dei giocatori in scadenza e tutti quelli che vogliono ovviamente andare via. Molto bene, guardate la barretta, era praticamente ad un passo dal rosso, adesso è ad un passo dal verde. Sì, il fatto dei rinnovi e tutte queste cose qui è meglio farle alla fine della stagione piuttosto che all'inizio. Di solito è una cosa che ho sempre fatto all'inizio, poco prima di simulare. Facevo il calciomercato, poi prima di simulare controllavo tutti i contratti, eccetera. È una cosa che devo, diciamo, abituarmi a fare alla fine della stagione, perché ci dà una mano anche dal punto di vista della valutazione allenatore. Budget per la quarta stagione: 58 milioni, più la possibilità di vendere Pinamonti. Per fare più soldi, io direi di metterlo sul mercato e di venderlo separatamente. Quanto vale? Vale 24 milioni. Avanziamo qualche giorno nel calendario e aspettiamo un'offerta per lui. L'ho venduto al Brighton per 30 milioni, più di così non sono riuscito a chiedere, va benissimo, mi accontento. Il budget adesso è di 84 zeppole. Allora, voglio andare su un giocatore molto molto importante, che costa secondo me tantissimo. Ha 21 anni, gioca nel Real Madrid, ha una clausola di 114 milioni, però ci sta, gioca in Spagna, di conseguenza tutti i giocatori hanno delle clausole impressionanti, quindi forse potremmo anche riuscire a prendere. Mettiamo Carrasco come contropartita, vogliono 64 milioni e io accetto subito, perché sapete che a volte mettendo il portiere la cifra che ci chiedono è molto bassa. Quindi non tratto, non corro nessun rischio e mi porto a casa Tell, un giocatore straordinario che ci permette di fare il salto di qualità. Secondo me ci sono buone possibilità di vincerlo adesso lo scudetto, perché la squadra è veramente buona e secondo me ci serviva proprio l'attaccante da 35-40 gol, perché la difesa c'è,
il portiere c'è, gli esterni ci sono, perché Berardi praticamente è forte quanto Salah e Laurenti è forte come, che ne so, Vinicius Junior, oppure forse il contrario, non lo so. Quindi non ci manca assolutamente niente. Tutti gli obiettivi sono stati completati e quindi prima di simulare possiamo fare un piccolo recapino della squadra, con Laurenti che è un 90, Volpato ancora 78, Tell è un 81, è vero, non è fortissimo adesso, però vedete che con il piano di crescita giusto e con il preparatore atletico che ho messo proprio per lui, potrebbe diventare un fenomeno nel giro di poco tempo. Per il resto la squadra mi stuzzica, punto interrogativo anche su Flamingo, però come avete visto è un giocatore veramente giovane e secondo me ha buone possibilità di diventare un fenomeno. Le tre bandiere ci sono, anzi più di tre bandiere, perché c'è Flamingo, c'è Pedersen, c'è Berardi, c'è Laurenti, c'è Volpato, c'è Frattesi, cioè praticamente sono più bandiere, non abbiamo fatto niente praticamente. Però dai, la squadra c'è e vincere in 4 anni secondo me sarebbe un risultato straordinario. Vediamo quello che riusciamo a fare, simuliamo e ci vediamo alla fine, ma come sempre le ultime partite le commentiamo insieme. Becchiamo il Chelsea agli ottavi di Europa League e perdiamo l'andata 3-1. Il totale invece è 6-2. Che vergogna, che vergogna. Dai, però non abbiamo la squadra. 5-0 al Monza, però ci vendichiamo così. Perdiamo poi con la Lazio e perdiamo con la Cremonese. Ma perché dobbiamo buttare le stagioni noi? Perché siamo partiti bene. Vinciamo 3-0 con il Palermo, vinciamo 4-0 con il Verona. Adesso c'è il Como, 5-0. Mamma mia, signori, stiamo facendo il devasto. 3-1 però col Milan. Stiamo perdendo però delle sfide che potrebbero anche questa. 3-1 con il Genoa. Vinciamo 1-0 con la Salernitana e l'ultima partita la vinciamo 3-0 contro l'Atalanta. Allora, analizzando il percorso, secondo me siamo lì. Non so se l'abbiamo vinto, ma siamo lì. Tante vittorie, qualche pareggio 1-1 con la Juventus, a novembre tutte vittorie, ad ottobre tutte vittorie, a settembre due pareggi con la Lazio e con lo Spezia 1-1. Le prime due invece vittoria con la Fiorentina e pareggio 2-2 con la Roma. La barretta è arancione nonostante l'eliminazione in Coppa Italia e l'eliminazione agli ottavi di Champions League. Questa potrebbe essere una cosa positiva. Guardiamo però prima la formazione con Volpato che comunque fa un po' fatica, perché ha fatto solo più uno. Ma soprattutto, signori, concentriamoci non sui giocatori che non hanno performato, ma su quelli che hanno fatto il devasto. Laurenti 92, Berardi 91, Tell 83, Frattesi 88, 84 84 i due centrali, 84 anche Pedersen, Flamingo ad 80 alla fine ci è arrivato, che cosa avevo detto, ce l'ha fatta, e resta è 85. La squadra non è malvagia. Andiamo a vedere subito la classifica, perché l'abbiamo vinto 84 81. Per poco, però ci siamo riusciti. Abbiamo rischiato di buttare il campionato nell'ultimo mese, perché abbiamo perso con il Genoa, abbiamo perso con il Milan, abbiamo perso 1-0 con la Cremonese in casa, e quindi sono dei punti che potevano in qualche modo fare la differenza, e invece no, siamo stati bravi e fortunati, e soprattutto beccando il Chelsea agli ottavi siamo andati fuori e ci siamo quindi concentrati sul campionato. Secondo me, se fossimo andati avanti fino alla finale, ma anche la semifinale di Europa League e anche di Coppa Italia, secondo me 3 punti in meno in campionato li facevamo. Però ci è andata bene e quindi portiamo a casa il risultato. Capocannoniere Berardi, date il pallone d'oro a Mimmo, voglio Mimmo pallone d'oro. Laurenti 14-4, Frattesi 12-8, Tella alla fine non ha fatto benissimo, è cresciuto di 2, però ha fatto solo 10 gol. I tre che hanno trascinato questa squadra sono praticamente le nostre tre bandiere, Berardi, Laurenti e Frattesi. Io comunque sono contento di quello che siamo riusciti a fare, anche perché tanti giocatori giocavano già nel Sassuolo. Tutto il trio, Maxi Lopez, Frattesi e Volpato, erano nostri. Berardi, Laurenti nostri, quindi siamo a 5. Flamingo era nostro, siamo a 6. E Pedersen era nostro, quindi siamo a 7. 7 giocatori su 11 della formazione iniziale. Io sono
soddisfatto, abbiamo fatto secondo me un bellissimo cammino. Fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate, però aspettate che vi metto la grafica aggiornata. Ho ricontrollato un attimo gli anni per essere sicuro e perché mi è venuto un dubbio. Sì, sono quattro e tra l'altro la cosa curiosa è che nessuna altra squadra ha vinto in 4 anni, tranne l'Atalanta, però con l'Atalanta siamo stati esonerati. Questa cosa è veramente incredibile. Qualcuna 5, qualcun'altra 6, 7, però 4 nessuna. E quindi ci siamo tolti l'ospizio anche in questo video con il Sassuolo, quindi rompendo la maledizione del numero 4. Io vi saluto e vi ringrazio. Qui dal Sassuolo è tutto. Fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate della squadra che abbiamo costruito. E mi raccomando, lasciate un bel mi piace per avere subito domani l'episodio con il Torino. Qui dal Sassuolo è tutto. Bello.